Ma si festeggia due compleanni, quello di Puccini ovviamente era importante per me, anche se siamo in 23, è come l'inizio della stagione di festeggiare questo anniversario, questo compleanno di Puccini, e poi c'è anche dedicato a Maria Callas, che lei ha cantato in 1949 per la prima volta al San Carlo, tre recita della Turandot, e c'è anche l'anniversario della Callas, quindi sono due diciamo, personalità straordinarie della nostra storia, della storia della musica. Che cosa rende questa Turandot diversa? Bisogna vederla adesso. È un lavoro molto particolare che ha fatto Vassili, molto legato. C'è rispetto del libretto, rispetto della musica, però è una visione un po' diversa, perché penso anche, come l'ho già detto, che rifare sempre la stessa Turandot con i costumi cinesi, tutto, mi sembra che va bene, oggi è il momento anche di affrontare un po' il mondo nel quale siamo oggi, qui, un mondo di difficoltà, un mondo di crisi, un mondo terrificante, diciamo, no? E quindi le personaggi, come l'hanno detto giustamente, vivono tra la felicità e la terrore, e senza dir di più, inizia lo spettacolo con la morte. Per me cantare al San Carlo è un grande onore. È una grande responsabilità, perché qui il teatro, questo palcoscenico ha visto le voci più grandi, le voci più importanti nella storia della lirica. Tutti hanno cantato qua, tutti grandi, tutti artisti di fama internazionale, storici, le voci importanti. Per quello trovarmi qui a presentare la stagione con un'opera come Turandot, mamma mia, è una grande responsabilità enorme. Ho il rapporto di un po' di conflitto, perché io non capisco come si possa abbandonare una povera fanciulla ad essere ammazzata davanti ai suoi occhi, una povera Liu che comunque viene uccisa, e lui osserva questo, tutto questo, comunque in nome di un amore, capisco sì, ma non a questo prezzo, non a questo diciamo, a questo costo che ha. E dopodiché lui continua una vita felice con Turandot, è come se niente fosse. Questa è una cosa che per anni, perché canto Turandot da tanti anni, per anni mi lascia un po' così strano nel mio rapporto con Calaf. Non posso dire che non è proprio da eroe quello che fa. Dall'altra parte lui, dobbiamo dimenticare che è una favola. E in questa favola può essere di tutto e di più, per quello. Il mio personaggio è il personaggio di Liu. Mi prende particolarmente perché dedica tutto il suo canto all'amore. L'amore è un sentimento per me molto importante, ed esprimerlo attraverso il canto dolce, legato, intenso allo stesso momento, rappresenta per me una donna che dietro la sua fragilità, la sua dolcezza, nasconde una forza interiore molto particolare, che la porta a disegnare il destino della sua vita autonomamente, decide la sua vita autonomamente, e questo la rende ai miei occhi davvero molto speciale. È un personaggio moderno dal punto di vista della purezza del sentimento, forse ho i miei dubbi, perché un sentimento così puro è difficile da trovare ai giorni d'oggi. Liu si innamora perché riceve un sorriso, e mi piacerebbe tanto credere che questo sentimento possa esistere.